La strada del cambiamento è la strada che porta una ragazza e un gruppo di giovani pazzi a candidare una consigliera comunale di un piccolo comune come Barbania in Parlamento e a riuscirci contro tutto e contro tutti, contro ogni aspettativa, vincendo una scommessa praticamente impossibile. Siamo qui oggi con Francesca Bonomo. L'evento che abbiamo organizzato è fatto in modo che Francesca possa raccontare ai suoi elettori e ai cittadini interessati quello che ha fatto in un anno di mandato nel Parlamento italiano, alla Camera dei Deputati. Eccoci qua ad un anno dalla mia elezione. E sinceramente non pensavo di riuscire appunto ad arrivare fin qui. Siamo oggi qui insieme a delle persone che hanno creduto con noi fin dall'inizio nel percorso, in questo percorso di cambiamento, per raccontare proprio quello che è successo in quest'anno. Raccontarlo appunto a partire anche dai temi concreti che sono stati oggetto anche del mio lavoro parlamentare, ma anche appunto ripercorrendo una serie di momenti salienti, una serie di momenti che hanno anche caratterizzato appunto questo anno passato a Montecitorio. Di quelle elezioni parlamentari, che cosa ti porti dietro di quella sostanzialmente settimana passata? È stato soprattutto anche molto bello il fatto di appunto continuare a, cioè, di essere un gruppo e di vivere insieme queste esperienze. Questa è anche la cosa che ha sicuramente molto colpito le persone che ci incontravano, il fatto che fossimo un gruppo entusiasta di quello che stava facendo, che non era una sfida che stavo come dire incominciando per me, ma era. Abbiamo concluso appena adesso il tavolo che riguardava il servizio civile nazionale ed è stato molto interessante perché c'erano tanti ragazzi, anche ragazzi stranieri, ragazzi da Ahmed della Somalia che sta già facendo il servizio civile, a degli altri ragazzi che arrivano dai paesi del centro Europa e dell'est Europa e che erano molto interessati a capire che cos'è il servizio civile. È stato un bel momento perché mi ha aiutato un po', come ha aiutato penso tutti gli altri, a capire un po' come funziona, di che cosa si tratta, e mi è piaciuta la volontà che hanno dimostrato Francesca Bonomo e gli altri. Sono Gianluca, ho 27 anni, tra pochi giorni, e sono di Nicherino. Sono venuto qui per celebrare il primo anno in Parlamento di Francesca Bonomo, una di noi. Cito due progetti che mi stanno molto a cuore, tra cui il progetto Vento e il servizio civile. Perché Francesca è stata la bandiera e la dimostrazione della volontà dei giovani, del coraggio di cambiare e del fatto che questo paese è pronto ora più che mai ad aprirsi a dei volti nuovi, ad aprirsi a delle proposte nuove. Francesca è il simbolo della nostra battaglia per il cambiamento, che è cominciata ancora prima che arrivasse così forte il messaggio di Renzi. Venire ad ascoltare oggi da Francesca come è stato il suo primo anno è un po' come fare un viaggio in Parlamento, un po' come se i nostri occhi potessero vedere tutto quello che è accaduto in questo anno. La parola alla deputata Francesca Bonomo, ne ha facoltà. Grazie Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghe e colleghi. Oggi un grido si leva all'unisono dal Parlamento più giovane d'Europa. Non si può più restare inerti. Bisogna porre in essere un piano di azione appropriato ed immediato per combattere l'alto tasso di disoccupazione giovanile e la condizione di precarietà nel lavoro, che si traduce purtroppo anche in una condizione di precarietà di vita, che non è solo una problematica italiana, ma è sempre più diffusa, seppur in maniera diversa, in tutti i paesi europei. Save me.
We'll be right back.